Stiamo investendo sul gas, non c'è motivo climatico per fare altri 50 anni di investimenti sul gas, visto che noi abbiamo 10 anni di clima stabile, non di più. Quindi noi ci leghiamo le mani creando delle infrastrutture che distruggono peraltro la nostra biodiversità nazionale, e lo fanno anche in giro per l'Europa, per una cosa che climaticamente è la più sbagliata che puoi fare, cioè investire ancora sulle energie fossili. Il CETA, che è in vigore in via transitoria, quindi non è stato neanche ratificato, e noi stiamo tenendo duro perché l'Italia non ratifichi, fino adesso almeno questo l'abbiamo portato a casa, però non lo portano in aula per bocciarlo, come da intesa avevamo fatto prima delle elezioni, anche con le forze di questo governo, però ancora lo tengono lì con grande fastidio della commissione vecchia e anche dei nuovi, che la prima cosa che hanno detto è: perché l'Italia non si mette a collaborare, perché c'è CETA lì che sta bloccato? Quel CETA lì bloccato però ha messo in funzione il sistema di commissioni che accompagnano questo tipo di trattati, che discutono i dettagli tecnici che allontanano le due parti. Allora, quali sono i dettagli tecnici se non sono i dazi? Sono le regole. Noi abbiamo problemi, regole diverse sui pesticidi, noi abbiamo regole diverse sul costo del lavoro, noi abbiamo regole diverse sulla, per esempio sull'organizzazione anche della sicurezza all'interno degli impianti, abbiamo regole diverse dal punto di vista proprio della natura del prodotto, abbiamo regole diverse sull'origine. Pensate che i canadesi sono riusciti a dire che il ministro Martina del vecchio governo PD, a quella PD, avendo avuto l'idea di, come dire, dare un'idea buona, no, nella etichettatura del grano per la pasta, e quindi chiedendo, diciamo, una sorta di tracciabilità, non solo è stato spernacchiato dall'Unione Europea, che ha detto: ma perché l'origine della pasta, figuriamoci, noi dobbiamo andare verso il Made in Europe, non si capisce perché si lavora per una minore trasparenza nei confronti del consumatore e non verso una maggiore trasparenza. Le Crop Life ha finanziato una bellissima pubblicazione che noi abbiamo messo sul nostro sito della campagna Stop TTIP, Stop CETA Italia, dicendo che il ministro Martina era un protezionista perché aveva voluto quella etichetta. Poi, cioè, quello che è stato praticamente l'autore, uno degli autori della firma in Europa di questo trattato, scritto dicendo che l'Italia era uno dei peggiori nemici della liberalizzazione commerciale, soltanto perché abbiamo chiesto di sapere da dove viene il grano e sta la nostra pasta. Peraltro facendo anche indispettire fortemente Barilla, che sul grano canadese ci campa la vita. E finisco col Mercosur. Voi sapete, dopo 20 anni, no, di discussione su quel trattato, quel trattato non è mai stato chiuso, quando tra quei blocchi di paesi c'erano comunque regimi democratici. Arriva Bolsonaro, arriva Macri, e la Commissione Europea decide che è arrivato il momento giusto per chiudere un accordo così complicato, perché è un vecchio accordo, è un accordo di associazione, quindi è un accordo misto politico-economico, ha implicazioni terribili, perché comunque ha implicazioni normative profonde. Non ha soltanto dei grossi problemi potenziali per i nostri reciproci produttori, ma ha dei forti problemi che noi non riusciamo a valutare ancora, proprio sulla tenuta dei sistemi democratici e sulla possibilità, per esempio, nostra come società civile, come sindacati, di accedere, di sostenere i nostri diritti in quello spazio. Ma sapete in che condizioni l'hanno firmato il trattato? Chiudo così perché penso che sia la migliore immagine della sottrazione della democrazia. 16 pagine di accordo in via di principio. Allora, 16 pagine di un accordo in via di principio, che significa che diventeranno almeno 200-300 in via tecnica, chi li controllerà? Chi ha la capacità, la forza e anche il diritto di entrare in quelle pagine e discuterlo? Negoziatori, sì, che non hanno però la possibilità di parlare con soggetti esterni e che soprattutto non possono in alcun modo venire interrogati né direttamente dal Parlamento Europeo né tantomeno dai Parlamenti nazionali. Allora, questa è l'ossatura di espropriazione corporativa della democrazia che avviene attraverso i trattati commerciali. Allora, la soluzione c'è, che la sinistra nei diversi paesi europei provi a far saltare questa baracca. Io mi rendo conto che è un peso
politico importante, che è una discussione che va fatta. Ma se noi, come stiamo provando a fare in Italia, non facciamo saltare le ratifiche di alcuni di questi trattati, riportando il problema dove deve essere, cioè nel cuore dell'Europa, se veramente vuole essere quel garante di democrazia che dice di voler essere, noi qui staremo facendo solo estetica, staremo facendo una discussione che diceva Heide dei problemi senza indicare una soluzione. Noi dobbiamo avere la forza, grazie anche alla cooperazione, alla collaborazione con i nostri amici e compagni dei sindacati, delle associazioni, della società civile del Sud con i quali abbiamo sempre lavorato, di scegliere questo come uno dei prossimi obiettivi importanti politici da portare avanti insieme. Noi teniamo in botta, fino a che possiamo ci siamo, stiamo continuando a farlo, però abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento in cui anche l'Italia non ha una rappresentanza diretta, che la sinistra europea ci aiuti in questo. Perché o facciamo così o altrimenti ritorneremo qui a dire che la nostra democrazia, la nostra capacità di intervenire democraticamente si è ridotta e poi si è ridotta e poi si è ridotta. Io faccio questo mestiere dal 99, quindi ho cominciato intorno a Seattle, in 20 anni non ho visto miglioramenti, siamo andati sempre restringendo il perimetro di azione, quindi o lo facciamo subito o lo è veramente molto difficile. Grazie. Bon, alors on doit laisser les interprètes de se reposer un petit peu. Et alors on va les laisser comme 15 minutes pour se reposer. Et après on va essayer de parler aussi du traité de Mercosur, etc. Et pas seulement. Et d'être bon, magnifique l'exposition de Monica. Mais je voudrais essayer de faire le lien aussi avec l'Amérique latine, puisque c'était le sujet principal d'ici. Alors, on se voit dans un quart d'heure ici. Merci. Il y a un café, je ne sais pas, mais je ne sais pas si on doit regarder s'il y a un café. Non, non, un quart d'heure de pausa. Entonces, levantez la mano luego. No sé si hay un café. No me importa nada.